Eccoci, ci sono state abbastanza novità nell'ufficio, come vedete qui dietro nello studio, per giustificare un video aggiornamento. E quindi oggi vi porto a fare un giro, vi faccio vedere l'attrezzatura che c'è al momento, il casino che c'è al momento, ma anche come pianifico di renderlo più stabile e più organizzato. Quindi vi porto con me. Allora, eccoci qui, questa è l'inquadratura dei video che faccio, quindi questa è la solita camera che c'era anche nel vecchio ufficio che ormai dovreste aver visto in un altro video. Questo è un nuovo teleprompter, poi ve lo farò vedere dall'altra parte. Questa è una luce che stava nell'armadio prima perché non c'era lo spazio a casa per usarla e non sarà la luce definitiva, però per adesso la uso. È Falcon Eye LED Panel qualcosa, è una luce flessibile, molto bella da portarsi in giro. Prima o poi vorrei mettere anche la seconda camera qui, però per adesso ci sono un po' di problemi di inquadratura. Questo è un buff audio un po' improvvisato, quindi ho appeso delle tende su queste stand che si possono spostare con le rotelle. E questo è il backdrop dei video. Quindi c'è questa combo di IKEA che mi piace molto. Quella lampada mi sembra sia Leroy Merlin. Il problema è che l'entrata, diciamo, di queste lampade è diversa da quella classica, non ci ho fatto caso. Quindi per adesso non ho le lampadine. E poi la parte secondo me più iconica, più figa di questo backdrop, che sono questi pannelli di legno. L'azienda che li fa si chiama Wood Up e diciamo premessa, ho promesso che avrei parlato di questi pannelli in un video, insomma nei contenuti, non ho detto se bene o male, però per uno sconto, che ancora mi deve arrivare tra l'altro, però veramente sono contento di parlarvene perché secondo me esteticamente sono bellissimi. Anche a livello di installazione, magari vi farò vedere qualcosina, ma sono relativamente facili da installare. Questo è un altro che devo ancora decidere come, dove mettere, se prenderne un altro paio per aggiungerli, diciamo, lì al lato. Però ecco, con la colla ho dovuto comprare semplicemente quelle pistole che spingono la colla un po' più potente perché è veramente resistente, che in realtà è un buon segno. E poi semplicemente ho messo la colla dietro, li ho attaccati al muro. E sono molto molto contento. Dicono anche che servano per la riduzione del riverbero. Non ho potuto verificarlo a livello scientifico, diciamo che mi fido, ma nel mio caso, siccome sono in realtà dalla posizione opposta rispetto a dove parlo, anche fossero fantastici, non farebbero tantissima differenza. Chiaramente farebbero la differenza se fossero davanti a me o ai miei lati. Comunque, vediamo. Io vi consiglio di guardare il loro sito, anche se purtroppo al momento non spediscono in Italia, magari da quando uscirà questo video sì. Sono sicuramente dei prodotti premium, un po' costosi, quindi se siete capaci a montarveli da soli a casa e avete tipo il garage all'americana, pensateci, comprando i pannelli da Leroy Merlin, ma per chi come me non ha lo spazio, non ha gli strumenti, è negato, è un'ottima soluzione, quindi ve li raccomando. Poi, che altro c'è qui? Allora, questa è la zona per adesso spazzatura, come vedete, è anche la zona connessione, ok? Questo bellissimo cosa di Amazon, le mie scarpe, perché dentro l'ufficio senza scarpe è un altro mondo. Qui c'è anche sì, questo pezzo di arredamento che purtroppo è difettoso. Cioè, io ho provato a chiedere il refund, però non si sposta, rimane qui. Quindi sì, qui vorrei metterci qualcosa per fare esercizi. Vediamo, un rack o cose di questo tipo. Vedete queste coperte attaccate al muro in maniera molto improvvisata. Ho usato queste ancore, diciamo così, che si attaccano con l'adesivo e poi ho fatto un buco nelle coperte, abbastanza facile, e le ho appese così per adesso. Vorrei evitare di fare troppi buchi perché il trapano che ho non è fortissimo, il materiale di questi muri è un po' fragile e quindi quando ho provato a bucarlo ci sono creati dei problemi. Poi qua ho questo bellissimo rack dell'IKEA. Ogni scompartimento ha diverse basi, diciamo, diversi temi. Questo è quello più costruzione. Tra l'altro, questa è la colla che potete comprare da Wood Up. Questa sono riuscito a usarne, mi sembra, una per tre pannelli. E poi ho provato anche a usarne un altro tipo di silicone che era più facile da spingere con questa pistola qui. Prima avevo una pistola tipo questa, ma ancora più scrausa, che non riusciva a spingere abbastanza. Vabbè, comunque sì. Poi, questo ripiano invece è più per la parte carica batterie, storage, device vari. C'era una label qui prima, ma adesso è scomparsa. Questa è più roba da computer e illuminazione, lampadine, Philips Hue e cose. E qua c'è la parte un po' più camera, audio, tutte cose che
prima o poi vorrei riuscire a utilizzare in questo studio. Poi che altro c'è? Questo anche sarà per mettere roba. Questo è un vecchissimo computer che volevo provare a resuscitare, anche questo latitante nell'armadio di casa, ma non so come andrà a finire, per ora non funziona. Qui i cavi, anche qui in realtà non so bene cosa mettere, magari se verranno più persone a lavorare qui, colleghi o simili, ci sarà una zona lavoro. Questo è un mobile semplicemente di storage, che probabilmente dopo verrà spostato qui, cioè vorrei fare tipo un divisorio dalla zona video a tutto il resto. Qui andrà una scrivania, che diventerà la scrivania della gestione della parte video di registrazione, quindi l'80% di quello che è sopra quel tavolino lì si dovrebbe spostare qui, e poi lì invece lì dovrebbe andare una scrivania di Fully, che è questa azienda qua. Solo che ho avuto un problema. Fully è stata acquistata da Herman Miller come azienda, e tipo la settimana dopo il mio acquisto hanno deciso di spedire solo negli Stati Uniti. Quindi non so se questa cosa è collegata, però a me è arrivato questo tabletop, tra l'altro anche danneggiato qui, vabbè, è poca roba insomma, però. E non sono arrivate le gambe, perché questa in teoria è una standing desk, e non sono arrivate neanche le rotelle. Quindi gli ho scritto, mi hanno risposto dopo un po' di tempo, però sono stati molto gentili, hanno detto che mi fanno fare il refund, mi hanno rimandato le cose, quindi adesso vediamo come la gestiranno. Questo è un monitor che mi è arrivato senza alimentatore, che ho dovuto comprare dopo. È stato anche difficile da trovare, però adesso sembra funzionare, quindi lo monterò prima o poi. E niente, vi faccio vedere una cosa che secondo me è fighissima, che non ho mai usato, come la maggior parte delle cose video, però questo è quello che succede quando fate esperienze in industrie, aziende completamente diverse. Questo è un modificatore della luce, e praticamente ti permette di essere aggiunto a una luce che poi prima o poi arriverà, e con determinati modificatori di metallo, vediamo un po' se riesco a farvi vedere, tipo così, ok, riesce a dare diverse, un'illuminazione diversa alla luce, cioè ci sono tipo queste forme qui, ecco, così lo vedete meglio, tipo questa qui, magari ce ne sono altre che hanno un pattern tipo finestra, e questi pattern poi si rivedono appunto con la luce, quindi l'idea è quella di mettere una luce secondaria dal lato che fa vedere tipo come se ci fosse una finestra illuminata che progetta la sua ombra sul backdrop. Vediamo. E niente, quindi questo è un piccolo update dell'ufficio. Spero di avervi messo anche qualche b-roll nel frattempo, che fa vedere la situazione prima e dopo. Questa pianta troverò un posto dove metterla, mi piace, è carina. E questa è la postazione, quindi chiudiamo dal mio punto di vista, che è super incasinato. Vedete lì anche quel computer è stato veramente squartato. Comunque spero di sistemare tutto il più presto. E mi sono dimenticato di parlare del teleprompter, quindi io adesso vedo quel teleprompter lì, è collegato a uno schermo, come vedete, attaccato con un elastico, vabbè. E l'idea è appunto che ho i video scritti, riesco a leggerli mentre parlo, specie video in inglese. Se volete andare a vedere i video in inglese, che verranno prodotti anche qui, done smarter, quindi fatto più intelligentemente, possiamo tradurlo così, in cui si parla di produttività, ma diciamo cose più concrete, ok? Voglio darvi una mano nel implementare automazione, no code o software in generale che possano aiutarvi a ridurre il tempo che spendete a lavoro, nel fare le cose, anche nella vostra vita personale, magari, perché no? E Rapido. Rapido è l'acceleratore open source che abbiamo costruito insieme in live, e adesso vorrei cominciare a fare più cose anche lì. È un esperimento completo quello di Rapido, però secondo me verrà fuori una figata, quindi conto di portare qui persone, intervistarle per podcast in cui ci spiegano in 30 minuti, 45 minuti, ok, quali sono le cose chiave che un founder deve sapere per assumere qualcuno in sales o per fare sales, quali sono le cose chiave che un founder deve sapere lato product. Quindi secondo me sarà veramente utile per tutti i founder che vogliono imparare e migliorare in aree che non conoscono, e vi terrò sicuramente aggiornati. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo video, spero che questo studio ci porterà tanti nuovi e bei contenuti, e niente, noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!